Facciamo, iniziamo con la torta in cantina, ecco. Dove metteremo anche Roberto Bolle tra un po' in cantina. Allora, cos'è un grande biscotto, un biscottone, un cos'è? In realtà è un dolce che fai con la ciambella avanzata. Ah, ecco. Quindi è una ricetta di quelle nuove, come il cane di San Rocco, è vecchio uguale. Come il cane di San Rocco uguale. Però è una di quelle ancora... No, ma guarda che fa il... Cosa fa, la prima, la seconda? Sì, sì, anche la retro fa. Guarda che anche ti prendo le misure. Ti prendo le misure. No, vabbè, guarda. Ma è inguardabile. Allora, partiamo, vabbè. Antonella, con gli ingredienti. Abbiamo del vin santo o comunque del vin dolce, dove abbiamo messo a bagno dell'uvetta. Poi zucchero, tuorli, un uovo intero per fare il budino. Perché è una torta che si fa col budinosa. Budinosa. L'amido, il burro, gli amaretti, il cioccolato fondente, il limone e ancora amaretti e panna montata per decorare dopo. Cominciamo subito con il budino. Io ho già messo latte a scaldare. Ecco, così impariamo anche a fare qua il budino. Qua abbiamo, sì, abbiamo i tuorli più un uovo intero. Quindi sono 6 più 1 intero. Okay. Per 1,2 litri di latte, grazie Anto. Per 1,2 litri di latte. Con lo zucchero. Zucchero. Andiamo a mescolarli, sì. Tra l'altro il latte lo sto facendo intiepidire ma non bollire, perché poi andiamo a farla tutta alla vaniglia, la crema. Quando sarà bollente ne tiriamo via una metà e nella metà che rimane andiamo a sciogliere il cioccolato fondente con gli amaretti dentro. Fa un favore, va la gira qua un attimo. Ma sono qui per quello, quindi zucchero, tuorli e un uovo intero. E uno intero. Poi ci mettiamo la bacca della vaniglia, che ci va sempre nei dolci la bacca della vaniglia. In questi qua un po' antichi sì, nel senso che... Perché? Era l'unico aroma che c'era, insomma... Una volta. Una volta, ma anche... era considerato un aroma da ricchi. E poi si mette, sì, esatto, è vero, perché ancora adesso la vaniglia non costa poco. Costa. E quindi si mette nel latte per fare questa sorta di budino, hai detto? Okay. È proprio un budino. Allora, metto la vaniglia qua dentro e vado a mettere anche la buccia di limone grattugiata. I limoni, mi raccomando, lavateli sempre, che così viene via. O avete dei limoni biologici, insomma, con la buccia edibile è importante. Con la buccia edibile, assolutamente. Ecco qua. Così gli oli essenziali. Andiamo a mettere anche l'amido qua dentro. Dentro nelle uova. Dentro nelle uova. Una volta si usava la farina, però ci vuole più tempo per cuocerla. L'amido gelifica prima e facciamo prima fare questa operazione. Poi con un mestolo ti vado a diluire un pochino la preparazione. Ecco qua. Quindi un po' di latte caldo che mi aiuta anche... Appena, non tanta roba, però ci aiuta a fare quell'operazione. Anche a mescolare. Anche a mescolare e a sciogliere bene anche lo zucchero. Perché l'uovo non deve montare, deve solo essere mescolato. Grazie mille. Perfetto. Poi andiamo ad alzare ovviamente il fuoco sotto al latte. Facciamo questa operazione qua. Una volta che abbiamo sciolto così, mettiamo tutto il latte qua dentro. Ah, vedi, io avrei messo quello lì nella... Invece no, al contrario. No, ma si fa anche così, Anto, però molto velocemente andiamo a raccogliere tutto il pentolino qua. E poi la si rimette dentro. E la rimettiamo qua. E qua viene il budino. E qua viene il budino. Questa adesso bisogna continuare a girarla. Questa la lasciamo qua. Scusi, poi c'è Bolle per girare. Scusi, maestro Bolle. Ma te ti fidi? Ma... Non lo so, quando balla mi fido di più, però. Quando è che Bolle è questa? Quando bolle. Ansia! Poi vieni a casa normale. Allora, ce la fai a girarla? Ma certo. Se me la fai attaccare... No, io non l'attacco. Ti faccio subito mancare il bollore a te. Sì, sì. Perfetto. Quando bolle la chiamo. Ma guarda che... È pazzo. È un soggetto da cattura. E questa è? Che cos'è? Un biscotto che mi è avanzato. Questa qua è la ciambella, la classica romagnola. Ma questa è già buona così. Cioè questa ne facciamo è già buona così. Due e poi una la sacrifichiamo. Sì, no. Oppure, esatto, oppure quando comincia a diventare un po' vecchiotta, la usi per fare questo. Mi sa che bolle qua. Basta, tira via, grazie. Tira via. Oh. Ha ragione, bolle. Bolle è pronta. Allora, intanto che questa che è pronta... Metà la mettiamo qua e la lasciamo alla vaniglia. E metà la mettiamo al cioccolato. Vedi com'è? Vedi? Voilà. L'altra metà come facciamo? La lasciamo nel pentolino a fuoco spento. Mettiamo dentro il cioccolato. Aggiungiamo, ma che bello, il fondente e gli amaretti sbriciolati. Una giusto, parte di amaretti sbriciolati. Ma bello. Poi abbiamo ancora del burro. Andiamo a mettere quel burro lì, che sono pochi grammi, metà e metà. Comunque mi fa impazzire che ormai...
volteggia da una parte all'altra dello studio, ormai non cammina più ma volteggia. Volteggia. Intanto il burro, guardate, l'abbiamo messo metà in quella bianca e metà, in quella con gli amaretti. E metà qua con gli amaretti. Facciamole vedere tutte e due. I due budini, uno cioccolato e amaretto. Uno cioccolato e uno bianco invece lasciato così. Esatto. Però col burro a metà. Intanto avremo foderato una tortiera, in questo caso una tortiera da 26. Eccola qua, classica proprio. Quella classica, proprio così. Vedete. Poi cosa facciamo? Cominciamo a prendere la ciambella, questi qua li cuciamo dopo. E cominciamo a metterla tutta sul fondo. Quindi la ciambella fa da base. Fa da base e da strato anche. Quindi andiamo proprio a mettere così. Quindi immaginatevi di avere dei biscotti secchi, ciambellone un po' raffermo. Dei savoiardi, anche savoiardi, quello che volete. E fate questo lavoro. L'importante è che lasciate, fate un po' un copia e incolla, insomma, tutti i buchi belli chiusi. Esatto, un copia e incolla. Mi raccomando. Si può spezzare tranquillamente. Certo, anzi, meglio. Qua abbiamo uvetta e passito, vin santo, un vino dolce da dessert, insomma, o anche dei liquori da dolce che... E vedete, imbeviamo un po' con le nostre uvette. E andiamo a bagnare bene anche in cantina, anche perché in cantina c'era il vino, eh? Quindi per quello che ti volevo, quando ho visto il vin santo ho detto, ecco perché sì, è in cantina qua. Passito, vin santo, un vino proprio da dolce. Anche una malvasia dolce, insomma, un moscato, van bene tutti. Poi cosa facciamo? Col mestolo alterniamo un po' di cucchiaiate. Di budino alla vaniglia, ecco qua, e un po' di cucchiaiate di quello al cioccolato. Top. Grazie Anto, perfetto. Ne abbiamo uno e uno. Grazie mille, anche qua andiamo a macchiarla un po' così in giro e andiamo avanti così, sempre con l'altro strato. Fatela intanto che il budino è ancora caldo, però mi raccomando è importante, perché se si raffredda poi gelifica e facciamo più fatica a fare quella torta qua, quindi dobbiamo farla proprio intanto che il budino è ancora caldo, certo. Insomma così. Altro giro, l'uvetta. Altro regalo. Ma la possono mangiare anche i bambini, malgrado metta rum, cioè rum o comunque un vin santo, un vin... Ma guarda, è talmente dolce che non succede niente. Il vin santo con l'uvetta, adesso ci mettiamo uno strato di cioccolato e ancora la vaniglia. E ancora la vaniglia, perché abbiamo detto che la facciamo un po' pezzata con questa ciambella meravigliosa. Sì, assolutamente. Poi l'altra particolarità che noi dobbiamo procurarci, un piatto leggermente inferiore rispetto al diametro della tortiera. Quindi un piatto più piccolo. Un piatto ce l'ho qua, ce l'ho già lì, quello rosso. Anto. Quello rosso. Quello lì. Un piatto un po' più piccolino, che bravissima, è quello lì. Quindi qua andiamo a chiudere con la ciambella ancora. Poi cosa facciamo? Sì, mettiamo un foglio di carta forno che lo prendo subito qui. Per ecco questa qua. È goduriosa da morire sta torta, mamma. Ci mettiamo su, guarda. Così, guarda, fai vedere che se non... Ecco, così. Così. Mettiamo su. Il foglio, carta da forno, il piatto e sopra il piatto un peso. Un chilo di sale, una lattina di pelati e l'andiamo a mettere in frigorifero, non in cantina, perché magari le cantine non sono più così fredde come quelle di una volta. Certo, quanto deve stare in una frigorifero? Notte. Una notte. Il giorno dopo, quindi il sabato per la domenica o il venerdì per il sabato, la sformiamo e il risultato è questo qua. Beh, ma questo è un dolce proprio della collezione primavera-estate. Sì. Poi cosa e facciamo? E naturalmente vogliamo non mettere su un po' di panna. Ma pensa che l'ho alleggerita io la ricetta, perché pensa che una volta mia nonna montava burro e zucchero, come se non ci fosse un domani. Ma si mangiava meno, Si mangiava meno, si andava a zappare anche la terra. Esatto, e quindi... Burro e zucchero e cacao e la rivestiva di questo burro, zucchero e cacao. Oggi sarebbe stata un po' eccessiva. Insomma. E noi la alleggeriamo con la panna montata. Levelina ha gli occhi fuori dalle orbite. Però, no, Levelina, no, non ti dico la corte che ha fatto al biscottone che c'era qua prima, perché... Esatto. Allora, poi noi cosa facciamo? Adesso io la decoro solo sopra. Bisogna tirarla fuori prima dal frigo per mangiarla a temperatura giusta. Una mezz'oretta, non di più. E poi la si rimette in frigo perché, una volta. Esatto, calcola che dentro ha il budino. Quindi noi cosa facciamo? Così sopra, poi di lato... va spalmata con la panna e ci vanno attaccati tutti gli amaretti, mentre sopra ci mettiamo gli amaretti sbriciolati. Poi Antonella, per i bambini si può mettere uno sciroppo invece della... certo. Quindi... Ma adesso io ti dico una cosa, Evelina, che ti farà sobbalzare sulla tua sedia. Mia nonna prima di pranzo e prima di cena apriva il lambrusco
e faceva, sai, quella schiuma, me ne dava tanto così nei bicchieri, diceva vivi, vivi, che non viene il dottore. Ecco come sono diventato, guarda. Ecco, però non so se è un bene o un male. Non lo so, però mi piaceva da matti perché era anche un però pudorcino. Però era un modo, dai, conviviale. Adesso una volta non si sapevano tante cose che oggi si sanno. Sì, però non mi dire che un goccino di schiuma del Lambrusco la domenica può far canzi. No, crea infatti una convivialità tante volte che uno pensa... No, soprattutto anche una consapevolezza della tipicità degli ingredienti, esatto, perché c'è parte della cultura, insomma. Esatto. Guarda, io intanto ho fatto in tempo anche a decorartela tutta attorno. Anche perché tutta attorno adesso noi mettiamo i nostri amaretti. Esatto, sbricioliamo degli amaretti. Devo fare... Che li prendo, un po' li sbricioliamo, un po' li attacchiamo, capito? Esatto, bene? Esatto, esatto. Quelli sbriciolati andranno messi sopra. Così. Così, brava. Sbriciolali pure così. E questi qua invece interi così li pucciamo ancora un attimo nella... così si è attaccato nella bene cantina e li mettiamo tutti di fianco così. Ancora? Perfetto, brava Anto. Ecco qua. Ma guardate che torta meravigliosa, torta in cantina che poi finisce sulla nostra tavola del professor Persegani. Grazie.